alla conclusione il Monte San Savino Festival e con esso anche le masterclass tenute da docenti di grande prestigio. In questa seconda settimana il concerto finale dei corsi sarà dedicato alla lirica. Nel paese della Valdichiana sono infatti arrivati studenti anche dalla lontana Cina per perfezionare il loro canto. Assieme ai docenti faranno un omaggio a Puccini. Quest'anno il corso raddoppia, quindi i corsi di canto, le masterclass sono due, una tenuta da me e una dal tenore Bruno Lazzaretti, e abbiamo molti studenti che provengono dalla Cina che seguiranno questi corsi. L'utenza degli studenti cinesi è un'utenza molto importante per il nostro paese, per i nostri conservatori, e i rapporti appunto tra i nostri paesi sono consolidati, anche passano anche attraverso la musica. Quest'anno abbiamo la possibilità di faremo appunto il venerdì 2 agosto alle 21:15 nel chiostro del Palazzo Comunale un concerto di gala, dove una parte del programma sostanziale sarà dedicata alle aree più celebri delle opere di Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario della morte. E quindi vi aspettiamo a questo concerto, sicuri che l'impegno che i ragazzi stanno mettendo in questa esperienza, la dedizione con la quale si stanno dedicando allo studio, porterà un risultato che speriamo sarà di gradimento del pubblico. E il festival ha coinvolto anche i più piccoli con Music Lab, un laboratorio per strumenti ad arco dedicato ai giovanissimi, che si è tenuto nell'ambito proprio del Monte San Savino Festival in collaborazione con la Scuola di Musica Cappetti. La collaborazione sta andando benissimo. Noi appunto abbiamo questa scuola comunale che è un po' un'eccezione per il territorio e facciamo un lavoro sul territorio tutto l'anno, partendo dall'infanzia fino a crescendo chiaramente. E è bellissimo per i nostri allievi, oltre a partecipare a questo laboratorio che noi facciamo, e ringrazio Catherine Daniela Bruni che segue tutto l'anno il gruppo orchestra della scuola comunale e segue appunto questo laboratorio, possono respirare questa aria magica anche dei livelli alti delle masterclass. Quanti ragazzi avete nella scuola? Beh, siamo con i progetti, perché abbiamo anche un coro della Cappetti, un coro di voci bianche, abbiamo circa 200 iscritti. Il 3 agosto il concerto finale nel Teatro Giardini Pensile alle 21:15, Trumpet Harmonies con la direzione di Andrea Lucchi. Eseguiremo arrangiamenti per gruppo grande di trombe, che ha detto così uno magari immagina che sia una cosa un po' bandistica, in realtà è di tutt'altro livello, molto raffinato, e si suoneranno musiche di generi più vari, praticamente suoneremo musiche di Rota, di Morricone, di Piazzolla, suoneremo qualcosa dei Queen anche, quindi sarà una serata bella, ricca di emozioni e soprattutto alla portata di tutti, perché non è la musica classica magari che uno non è abituato a sentire, sono musiche orecchiabili, conosciute, quindi sono felice di prendere parte a questo bellissimo concerto.